Avvicinare i giovani alla legalità, spiegare loro quali sono le tappe più significative che caratterizzano un'indagine scientifica, smascherando un crimine quasi perfetto. Sono gli studi e le ricerche portate avanti da Paola Di Simone, raccontate nel libro Crimini al microscopio, presentato nell'aula consiliare di Palazzo del Carmine. Indagini scientifiche per noti casi di cronaca, quali il sopralluogo nel covo di Bernardo Provenzano, la scomparsa di Denise Pipitone, sono solo alcune delle scene del crimine descritte nelle pagine del libro del direttore tecnico, capo biologo della Polizia di Stato. Crimini al microscopio nasce come esigenza di spiegare al pubblico le differenze che ci sono tra i contenuti televisivi delle fiction tipo CSI con la realtà di tutti i giorni di chi opera in questo settore, in questo lavoro. Partendo quindi e prendendo come spunti alcune sviste che osserviamo e che vediamo nelle serie televisive delle fiction, spieghiamo e spiego nel libro Crimini al microscopio attraverso casi reali come ci si muove realmente per risolvere i crimini o anche semplicemente per affrontarli nell'ambito più ampio di un'indagine di polizia giudiziaria con il supporto delle indagini scientifiche. Rigore scientifico e grande umanità è ciò che secondo il questore di Caltanissetta, Bruno Megale, caratterizza questo libro, i cui ricavati della vendita saranno ceduti dall'autrice al fondo Piano Marco Valerio della Polizia di Stato. Oggi la scienza, nel caso di specie la genetica forense, è alla base di tutte le attività investigative. Il sopralluogo sulla scena del crimine, tutti i dati che vengono acquisiti in una scena del crimine costituiscono la base su cui partono più o meno tutte le attività investigative. Oggi la Polizia di Stato ha fatto un investimento importante in termini di risorse, in termini di apparecchiature scientifiche, di nuove metodologie di indagini, in termini di formazione del personale per migliorare proprio questi aspetti, proprio perché ormai la statistica ci dice che la risoluzione di questi casi non può prescindere da un approccio scientifico, si è investito molto sulla qualità e sullo sviluppo di questi nuovi metodi di indagine.